Buongiorno bimbe, e siamo a lunedì. Adesso, prima che mi perda troppo in chiacchiere, voglio cambiarmi e prepararmi per andare in palestra, perché cominciamo la giornata andando in palestra, in modo che poi abbiamo tutto il tempo libero per fare tutte le cose che vogliamo oggi, almeno che vorrei fare io oggi. Ho un bel piano in mente che dopo appunto vi racconto meglio, ma adesso ci cambiamo, ci alleniamo e iniziamo per bene questa settimana con la giusta carica. E se vi sembra nuovo qua, diciamo, il set è perché sono a Barcellona da Giulio, sono venuta qua la settimana scorsa. Oggi lui è andato, cioè questa mattina è partito presto perché sta fuori il giorno per lavoro. E quindi niente, è una giornata solo noi e è una cosa un po' più tra di noi, un po' più grossa. Quindi sì, oggi ci divertiremo perché ho un bel programmino in mente. Una giornata tutta dedicata a quello che piace fare a me, insomma. Quindi davvero cominciamo con la palestra, senza che adesso mi perda troppo in chiacchiere, e poi dopo vi aggiorno su tutto. E qua vedete tutto il mio nécessaire per la palestra di oggi. Qua, vabbè, le cuffie che io uso per allenarmi, i leggings che metteremo oggi, che sono i seamless di Gymshark, toppino nero easy cropped, vabbè, ovviamente acqua. E dato che iniziamo facendo stacchi, le mie presine che sono fondamentali, altrimenti più che un problema di gambe, il problema è che non riesci a tenere i manubri, quindi questi sono fondamentali, insomma. E io li prendo da Amazon e vi lascio il link della mia pagina Amazon in descrizione. Adesso cambio, mi cambio veloce e andiamo. Rientrare a casa è stato un breve allenamento, ma intenso, ci voleva. Adesso preparo la colazione, così nel frattempo, mentre quella si cuoce, io mi sistemo. Allora, questi saranno i nostri ingredienti per la colazione di oggi. Facciamo una sorta di giga pancake crepe, una cosa così, perché sì, almeno facciamo prima. Usiamo questa farina di Prozis, che è brown turf flour, però adesso perché qua ho questa, ma qualsiasi farina va bene. Poi la mischio con questo, che è tipo una sorta di Nesquik, però è fondente e mi piace un sacco, perfetto per fare appunto questi dolcetti così. Poi albume per renderlo proteico, fondamentale post workout. Poi ci metto sopra anche un po' di questo yogurt al cocco, buonissimo, e pera. Quindi è una bella colazione saziante che ci dà la carica per la giornata di oggi. Adesso post shower facciamo anche skincare e ci sistemiamo un attimo e mi trucco anche dopo una settimana in cui non mi trucco perché ovviamente volevo un po' di freschezza al viso. Mi piace truccarmi, però più per tipo le non so, tipo giornate in cui ho magari incontri. Oppure devo stare il giorno fuori e vedermi con amiche, università, cose così. E altrimenti, se con quello fa la mia routine quotidiana, pure che sia con Giulio, il mio ragazzo, mi piace stare staccata. Insomma, quindi oggi però un po' ci trucchiamo perché appunto oggi abbiamo una bella giornata impegnata, ma impegnata bella perché appunto ho finito gli esami già la settimana scorsa e ve l'avevo anche detto nello scorso video, adesso sto mettendo il tonico. E quindi niente, ho questi 10 giorni di rest, già un po' sono passati, mi manca appunto una settimana, perché poi settimana prossima ricominciano le lezioni e l'orario del semestre di quest'anno. Ragazzi mie, è tremendo, è dir poco, cioè tremendo è dir poco. Vi dico solo che ci sono giorni che inizio alle 8 di mattina e finisco alle 8 di sera e devo andarci ogni giorno. Quindi sì, diciamo che questo semestre di fondamentale importanza sarà capire quali lezioni posso saltare e quali invece devo per forza frequentare, insomma. Quindi sì, quella sarà la mia ricerca delle prime settimane. Tutto a posto, ci pensiamo fra una settimana a questo e alla fine è l'ultimo semestre. No, prima voglio mettere il siero. È l'ultimo semestre, quindi tiriamo a chiudere, rimbocchiamoci le maniche e finiamo questo capitolo, così poi ne iniziamo un altro, magari un po' più divertente, si spera. E per quanto riguarda invece il programma di oggi, come vi dicevo appunto, Giulio sta fuori per lavoro oggi, quindi ho la giornata tutta per me.
che un po' serve dopo una settimana dopo ciccio con lui. No, vabbè, insomma, sì, quindi oggi quello che voglio fare in primis è adesso facciamo colazione, poi devo fare un paio di cosucce così perché devo fare la tavola per il video che upload oggi su YouTube e sistemarlo quello, e poi però usciamo e vorrei andare a fare un po' di shopping, quindi andiamo insieme per negozi qua a Barcellona. E hanno un sacco di cose carine perché comunque molti di questi negozi tipo Zara, così, Bershka, penso, Bershka non lo so, però comunque sono proprio spagnoli. E quindi questa è così finita, quindi tra un po' faremo anche un ordine da Sephora, ma comunque quello che stavo dicendo è che molti di questi negozi sono appunto spagnoli e quindi qua hanno un sacco di cose carine, fighe, io non faccio shopping da un bel po', non è che ho voglia di comprare chissà quante cose, però voglio un attimo, non so come dirvi, tipo prendermi alcuni capi che so che tipo metto sempre e che un po' arricchiscano il mio guardaroba e vadano verso lo stile che io vorrei avere e che ho di base e che mi sono resa conto di avere, insomma, perché comunque crescendo un po' cambia lo stile e io vado molto verso il look minima. Effortlessly chic, come ve l'ho chiamato nella mia bacheca su Pinterest, non Instagram, Pinterest per prendere inspo, diciamo. Vabbè, la skincare è finita. Adesso passiamo al makeup. Però devo un attimo dare un'occhiata a tutti i negozi che ci stanno, perché so di per certo che ci stia Zara, dato che ci vado spesso là, e so di per certo che c'è anche Mango. Però non so per quanto riguarda Bershka o Stradivarius. E volevo dare un'occhiata anche a quei negozi, quindi vediamo un attimo e penso che comunque verso Grazia ci siano, quindi sì, e poi magari ce ne andiamo a prendere anche un bel caffè e vorrei anche fare tipo una sorta di caffè, stare un'oretta là a leggermi il libro che ho quasi finito, il libro che sto leggendo, veramente sono arrivata tipo al 94%, mi manca tipo un'oretta e lo finisco e quindi lo volevo fare anche oggi e, con voi, in modo da darvi il responso finale, perché questo libro me ne avevo parlato appunto nello scorso video ed è quello Court of Thorns and Roses, no, Court of Thorns and Roses era il primo, questo è Court of Mist and Fury ed è il secondo ed è bellissimo, cioè proprio bello 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 bello, un fantasy, mi ha preso tantissimo e non pensavo, e il secondo pure più bello del primo. Io vi parlerei del libro un attimo, se voi non l'avete letto non voglio spoilerare, però voglio solo dirvi che leggetelo perché è meraviglioso. Quindi sì, voglio finire quello e poi mi compro il terzo per il Kindle sempre, che comunque è una saga, quindi è bello perché tipo quando arrivi alla fine del libro è un po' triste perché non vuoi davvero che finisca, ma questo è proprio bello e sono super contenta che sia una saga, almeno così non finisce. Bene, le ci sono fe, trucco molto easy sugli occhi e adesso penso sia inutile mettere i rossetti e cose perché dobbiamo fare breakfast, che è molto importante, quindi magari mi tolgo questo. Andiamo a vedere a che punto sta la colazione, così mangiamo, faccio quelle task che mi mancano per YouTube e tutto quanto, e poi usciamo. Ed ecco qua la nostra colazione, che devo ammetterlo, non è venuta molto bella, ma farà il suo dovere, mi appagherà e sono sicura che sarà buonissima. Assaggiamo un po', vediamo. Eccomi qua bimbe, sono pronta, ho fatto tutto quello che dovevo fare, ho anche controllato i negozietti così dove voglio andare, quindi adesso direi di uscire, forse primo stop farei coffee da Starbucks, cappuccino, finisco il mio libro ancora per un'oretta, chillo e poi andiamo a fare shopping, che ne dite? Cappuccino con le chili soja, porfa, con le toll, per qui, e con sugar free vanilla syrup.
libro finito e devo essere sincera, non mi aspettavo sarebbe finito in quel modo, ma mi è piaciuto, cioè ovviamente è una fine che non mi aspettavo, ma ci è piaciuto. Adesso mi aspettano altri due libri di questa saga, quindi poi oggi vado appunto a rientro vibrando il terzo libro, così poi c'è appunto a finire tutta questa saga e poi appunto vi dico un attimo che ne penso. Ma adesso partiamo all'attacco con lo shopping, sono carica. Io probabilmente comprerò una cosa, ma almeno ci divertiamo un po' a provarlo. E io amo fare shopping da sola, io adoro fare shopping da sola, quindi sono troppo contenta. Quando riesco tipo a godermelo al meglio, anche tipo provarmi mille cose quando sono da sola mi piace. Quando sono con qualcun altro me lo godo meno, ecco, a meno che non sto con una mia amica, insomma. Ma andiamo. Purtroppo non faremo shopping in questi negozi oggi, magari questi ce li teniamo per una prossima volta. Cominciamo bene. Sono anche alla ricerca di dei bag jeans un po' fighi che mi stiano bene, e questi di vita sono perfetti, solo che sono parecchio lunghi sotto, però il look mi piace. Purtroppo tutti bellissimi, ma nessuno mi sta perfettamente come vorrei. Ce l'abbiamo fatto. Sono rientrata a casa, ho fatto anche un po' di spesa adesso per il pranzo. Eccomi bimbe, sono rientrata adesso a casa, mi preparo il pranzo e poi faccio vedere le cosine che ho comprato. E per pranzo mi faccio questi qua, che sono tipo degli straccetti come se fosse pollo ma vegetale, vegano, buonissimo. Io questi li amo, me li salto un po' in padella, dicono due porzioni ma non li credete mai, io me li faccio tutti, ho fame. E poi qualche verdurina, qualcosina anche da accompagnare, grissini, crackerini, non lo so, vediamo. Capisco che non sembrino molto invitanti, ma li ho fatti ripassare in padella con i broccoletti, il peperoncino e l'olio, così per dargli ancora più sapore. E poi là sotto ci ho fatto un'insalata, insomma. E poi qua una pannocchietta grigliata e qualche grissino. Alla fine anche lo shopping è un workout tutto suo. Allora, ecco qua il bottino, ho trovato sia da H&M sia da Zara e già vi avviso, sono tutti pantaloni. Però tanto ho bisogno di pantaloni, quindi meglio così. Iniziamo, vi faccio vedere quello che ho preso da H&M, molto easy peasy. Allora, ve li metto qua così che facciamo prima, e sono questi pantaloni qua, neri, di un tessuto un po' tipo qua, qua. Un po', tipo, un po' più elegantino, diciamo, non proprio tipo tuta. E sono quelli tipo a zampa, quindi che sono aderenti sulla gamba e qua invece scendono a zampa. E stavano benissimo addosso, sono super contenta. Non li ho pagati nemmeno tanto. Niente, questo appunto, vedete qua, sia la taglia, il codice, se vi interessano. E sono super contenta perché li cercavo da tantissimo, dei pantaloni così. Li ho trovati, non venivano tanto, mi stavano bene, perché ogni volta trovo qualcosa che non va nei pantaloni, invece di questi sono contenta. Passando a Zara, qua ho preso due pantaloni, vi faccio vedere quali. Breve overview dei pantaloni ancora piegati, ma iniziamo da questi qua, che sono un paio di jeans molto easy, taglia 34, e questi sono quelli mom, tipo, mi sembra, sì, mom fit. E adesso sono un po' a vita alta con, vedete, hanno un po' tipo di queste cose un po' così, un po' più, come si dice, un po' più rovinate, insomma, con le rotture qua, queste cose qua. Però mi piacevano un sacco, stavano bene addosso in vita. Io ho sempre il problema che in vita sono più larghi, ma sulle gambe mi vanno bene, mentre questi erano abbastanza aderenti anche in vita, quindi molto contenta di questi. Mi piace anche il lavaggio, che sia un po' più così chiaro, quindi di questi super happy. E questi venivano 26 euro, mi sembra, 25,95, quindi 26 euro, inutile che loro ci prendono in giro con questo 25,95. E poi ho preso questi, che di cui sono contentissima, e sì, un po' di carta comunque, e sono questi dei cargo pants,
mi sembra, si chiamano così, loro che dicono, sì, cargo pant. E fighissimi questi, questo colore grigio così, molto leggero, con le tascone, larghi, proprio cargo, ma invece in vita sono stretti e pure il booty lo segnano abbastanza. Questi ho preso una 32 perché la 34 mi stava troppo larga, mi stanno questi già larghi di loro. E niente, quindi questo è il tutto. E sono molto contenta di questo bottino, molto molto molto, quindi bene, non vedo l'ora di farveli vedere anche indossati, outfit e via dicendo. Mi servivano dei pantaloni diversi per tutti i giorni, ma che potessi anche rendere un po' più elegantini, soprattutto quelli neri, e secondo me sia jeans sia cargo, con un tacco, una magliettina nera aderente, top. Ci stava anche tantissima altra roba che mi piaceva, però ho detto baci piano, fai con calma, e poi anche perché di molte cose non c'era la taglia giusta, perfetta per me. Quindi niente, questo è stato quello che ho preso. Fatemi sapere se vi sono piaciute, se vi piacciono queste cose. Continuo adesso un attimo il chill, mi riposo, faccio un pochino di cose al computer. E allora bimbe, io sono qua a casa e oggi pomeriggio, cioè, è stato molto tranquillo, volevo fare un sacco di cose, ma in realtà qua mi sono messa al computer ed ero parecchio stanca dalla giornata di oggi, col fatto che sono stata tutto il giorno in giro. E purtroppo brutte notizie, perché Giulio doveva arrivare appunto stasera tardi, ma doveva rientrare. Invece praticamente era una coincidenza, quindi faceva da Lussemburgo, faceva scalo a Milano Malpensa, poi da Milano doveva rivenire qua a Barcellona, ma doveva essere comunque una cosa che si poteva fare, insomma. E niente, poi invece il volo da Lussemburgo a Milano mi ha fatto ritardo e quindi forse non riuscirò a tornare stasera, ma torno domani mattina. E che pizza, cioè ero felicissima che tipo tornava e stavamo insieme subito, nonostante tipo fosse stato il giorno fuori. E speriamo che magari anche quello di Milano ritardi un po', così riuscirà a venire comunque. E sono niente, lo aspetterò domani mattina. Purtroppo è andata così e vabbè, che ci volete fare? Che ci volete fare? Le cose non vanno mai troppo troppo bene. Quando pensate stiano andando benissimo, è là che vi fregano. Ora non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma comunque io adesso quello che farò è tra poco cena, mi faccio una doccia e poi tipo sarò un altro po' al computer e mi acquisto il libro, il terzo libro della saga, che ancora non ho preso. Niente, questo è il programma. E questo è il mio set per questa serata molto entusiasmante. E niente bimbe, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto compagnia, che vi abbia dato qualche info, non lo so. Fatemi sapere voi e niente, un beso, love you, alla prossima. Sarà molto molto presto. Ciao bimbe e lasciate like, seguitemi qua su Instagram, dove vi pare, se ancora non lo state facendo. Mi raccomando, love you, bye.